parola di Dio? Amen. Amen. E così siamo pronti per ricevere con attitudine di fede. E così questa mattina andiamo, ricordate la volta scorsa abbiamo parlato sull'argomento, era il titolo La voce oltre la pietra, se non avete avuto la possibilità di ascoltarlo, che eravate qui, ascoltatelo, è stato registrato. Abbiamo parlato che a noi spetta il compito quello di permettere a Dio di operare, amen? Dio non può fare niente senza di noi, sapete? Ma come? Dice: Lui è onnipotente, Lui è onnipotente, ma ha sempre usato persone. Dio vuole usare te e certamente la cosa che Dio vuole fare è cambiare la nostra vita perché prima di di volere vedere cose grandi attorno a noi, sapete, e si parla cose esterne a noi. Quello che il Signore vuole fare nella nostra vita è cambiarci, perché sicuramente dobbiamo prima essere preparati, prima dobbiamo conquistare noi stessi, dobbiamo realizzare veramente le promesse di Dio per noi stessi, perché se non le realizziamo per noi, come possiamo farlo per gli altri? Ora allora, Dio è interessato, infatti uno degli aspetti che ho compreso personalmente del carattere di Dio, il di Dio Padre, è che lui è interessato, cioè più di quanto lo siamo noi, a farci realizzare le sue promesse. Cioè lui questo lo vuole. Noi non dobbiamo rubare a Dio, non dobbiamo convincere Dio di operare nella nostra vita. E comprendere che non c'è niente di impossibile nella nostra vita che non può succedere, tutto è possibile. Dobbiamo allora fare sì e Dio vuole che noi sperimentiamo vittorie. E quando parlo di vittorie, sto parlando di vittorie, sapete, in maniera personale. Sto parlando di quei giganti, di quelle montagne, sapete, di quegli ostacoli che sono nella nostra vita, ma che sono dentro di noi. Perché gli ostacoli che noi, i più grandi che abbiamo, non sono fuori, sono dentro di noi. Le paure, le incertezze, i dubbi. Ci avete pensato mai a questa cosa? Alle allora, volte il combattimento non è solo esteriore, c'è quello, ma poi ne parleremo, questo è un altro concetto. Ma quello che il Signore vuole fare è portarci una condizione nel farci realizzare e comprendere veramente che tramite la nostra fede possiamo ogni cosa questa mattina infatti voi, voi se volete mettere un titolo al messaggio è puoi farcela, puoi farcela, virgola, solo per fede perché se no non ce la potremo mai fare sapete che per noi non c'è speranza non c'è speranza senza il Signore, non c'è alcuna speranza, non c'è nessuna forza. Ma per fede tutto è possibile. Perché sapete una cosa, noi mettiamo la nostra fede e la nostra volontà e Dio mette la sua potenza. E questa è la cosa meravigliosa. La volta scorsa abbiamo visto come quando Gesù ha detto davanti al sepolcro, cosa ha detto? Togliete la pietra. Non c'è andato Gesù lì nel sepolcro da Lazzaro, che era già quattro giorni, che era messo dentro il sepolcro? Non ha detto: Se tu credi vedere la gloria di Dio, aspetta, ti faccio vedere quello che faccio. È andato lì e ha spostato lui la pietra. Mi ha detto: Togliete la pietra. Per cui voglio ancora ricollegarmi a quello che è l'importanza della nostra attività della nostra volontà, che è sempre qualcosa di piccolo che possiamo fare in relazione a ciò che Dio ha fatto già per noi. Gesù ha detto sulla croce qualcosa di molto forte, importante ed eterno, ha detto tutto è compiuto, è compiuto tutto, cioè tutto quello che Dio poteva fare lo ha già fatto nella mia vita e nella tua vita, Dio non lo deve fare. Comprendiamo? Dio non deve fare più niente nella tua vita dal punto di vista legale e di potenza. Ha già fatto ogni cosa. Dillo, Dio ha fatto tutto per me. La differenza è il fatto che io devo credere e fare quella mossa, quella con, devo creare quella condizione per permettere a Dio che la sua potenza sia efficace nella mia vita. Gesù è morto per tutta l'umanità, è risorto, ma soltanto chi crede in quello che Cristo ha fatto riceve salvezza. Comprendiamo? Non dipende da Dio, non dipende da Dio il cambio della nostra vita, dipende da noi. Cioè, ma che mi stai dicendo? Sì, dipende da noi. Dio non poteva fare il miracolo dei panni e dei pesci se non c'erano cinque panni e i pesci. Non lo poteva fare. Gesù ha detto ai discepoli date voi loro da mangiare. Ma maestro, abbiamo solo cinque panni, dei pochi pesci. Ma cosa sono per tutte queste persone? Vediamo che c'è sempre la nostra piccola parte, senza la tua piccola parte non potrai vedere e realizzare la potenza di Dio nella tua vita. Che non parliamo di qualcosa di automatico, sapete, allora vediamo che ogni ostacolo senza di Lui è insommontabile, come si dice, non possiamo mai andare al di là. Ma con Lui tutto è possibile. Infatti quando l'Apostolo Paolo in Filippesi 4.13, questo verso che noi vediamo spesso, spesso eh, pubblicato su Facebook, eh, tutti quanti lo diciamo, dobbiamo dirlo sicuramente, però sapete dobbiamo fare sì che, che la parola di Dio non deve diventare uno slogan. La parola di Dio non è uno slogan, non è qualcosa che dobbiamo dire così per frase fatta, ma la parola di Dio va confessata con fede. La tua bocca deve confessare la parola di Dio e la deve credere. Quando tu la credi questa è potenza. Amen? Non è uno slogan, ma è la potente parola di Dio. E l'Apostolo Paolo, vediamo che afferma qualcosa, il contesto è molto bello, però vediamo quello che lui dice, cioè io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. L'Apostolo Paolo non dice io posso ogni cosa, adesso vi faccio vedere quello che io posso fare, no, l'Apostolo Paolo dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica e l'Apostolo Paolo umanamente non poteva fare nulla, non era neanche di bello aspetto, era piccolino, era pure brutto, sapete, non ci vedeva bene, era malaticcio, sapete questo? Era gracile, non era un personaggio che vedete, che diceva l'Apostolo Paolo, una grande persona che incuteva eh, paura, mamma mia, c'è l'Apostolo Paolo? No, anzi la sua figura era molto esile, era, non ci vedeva bene, era malato, tant'è vero che Luca era il suo medico personale. Come? Un uomo di Dio? E uno si immagina che non gli succede mai nulla, che tutto era perfetto, invece no. Chi conosce la storia dell'Apostolo Paolo è una storia tremenda di sofferenza. È stato lapidato, è stato sull'abisso, è stato sempre mezzo morto e mezzo vivo, stava morendo, è stato perseguitato, ha passato di tutto e di più. E non era per la sua forza e se lui doveva misurare la sua vita e il suo successo con la sua forza mai avrebbe fatto quello che ha fatto. Ecco perché lui dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E sapete, in Cristo, in Cristo, tu sei in Cristo. Se sei nato di nuovo, come abbiamo fatto lo studio della nuova nascita, tu sei in Cristo. E chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Tu spiritualmente sei in Cristo, tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Si parla dal punto di vista di autorità, tu sei un Figlio di Dio. Dobbiamo comprendere, dobbiamo dare potenza a Dio. Dice un salmo: date all'Eterno gloria, date all'Eterno forza. Come fa Dio ad avere gloria, ad avere forza quando noi glielo permettiamo? Quando noi crediamo quello che Lui ha detto? Quando lo crediamo noi stabiliamo e noi confessiamo e noi vediamo la sua potenza dove prima nella nostra vita? Non nella vita degli altri, perché la fede è un fatto personale. Infatti in Cristo, questa affermazione dell'Apostolo Paolo, sapete, ha un carattere. Ha un carattere decisamente distintivo, cioè è la consapevolezza di cosa lui era, sapete? Una consapevolezza piena che lui era in Cristo ed è quella consapevolezza che ogni cristiano nato di nuovo deve avere. Infatti, l'Apostolo Paolo in tutte le sue lettere era questo che voleva sempre comunicare. Voleva comunicare le grandi ricchezze che erano in Cristo. Le grandi ricchezze, ricchezze spirituali. Il fatto che prima eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo schiavi della morte, eravamo schiavi di Satana e Satana poteva opprimere la nostra vita con la depressione, con l'oppressione, tenerci schiavi delle paure di ogni condizione. Ma Cristo ci ha liberati, dice la parola di Dio. E l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, scritte dalle carceri, in catene, parlava di libertà, parlava di forza, parlava di conquista, parlava dell'autorità che Dio ci ha dato, che è qualcosa di spirituale. Vediamo una cosa. E ogni cristiano appunto lui insegnava, insegna ancora oggi, che sperava che dovevano, dovevamo noi e dobbiamo noi comprendere la nostra posizione ricevuta per la grazia di Dio. E tu allora puoi dire io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. L'eterno è la tua forza. Dio mai ti dirà di fare qualcosa che non puoi fare. Può dire amen? amen? Mai. Perché non è un Dio crudele, lui è un padre. Lui farà sì che noi possiamo fare tutto quello che è possibile e tu puoi ogni cosa. Non ci sono scuse. Dillo, non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Non, sono scuse. non devi dire non ce la faccio. Questa cosa è più grande di me. Come farò? Non lo devi dire, perché se tu dici questo, questo sarà. C'è un principio nella parola di Dio che ha a che fare col fatto che la parola crea. Attento a quello che dici, perché il nemico utilizzerà le tue parole per abbatterti. Le parole di Dio sono spirito e vita. Dalla nostra bocca devono uscire parole di vita. Attento a quello che dici, Giuseppe, attento a quello che dici. È molto importante quello che noi diciamo. Cosa dice la scrittura? Vita e morte sta in potere della lingua e l'uomo ne mangerà i frutti. Ci sono persone che dicono no, ah, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la farai. Prega per me. Prego per te, ma devi cambiare attitudine. Una cosa è chiedere preghiera preghiere in sostegno, è un fatto, è quello giusto. E dire, sai, io ci credo, so che il Signore me lo fa, aiutami in preghiera. Ma se una persona dice no, non ce la faccio, non ce, eh, non ce la faccio, eh, non ce la faccio, no. Ma tu infatti non ce la devi fare tu. È vero, quando dici io non ce la faccio, devi dire io non ce la faccio, ma posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cioè, non finiamo il periodo, il punto, non ce la faccio. No, non ce la faccio, virgola, ma posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perché ammettere che non ce la faccio è giusto. Cioè, io non ce la faccio. Io non so come fare, ma so una cosa, che io posso ogni cosa, non so come Dio farà, ma Dio lo fa. Amen. E c'è una grande differenza qui. Ammettere la nostra debolezza è giusto. Se no diventiamo arroganti. Non ce la faccio, ma posso ogni cosa. Perché Dio opera nella mia vita. Perché colui che è in me è più forte di colui che è nel mondo. Io posso ogni cosa. La mia vita può cambiare e Dio ti dice no, la tua vita non può cambiare. Ormai sei arrivato al capolinea. Dio ha il meglio per noi, perché ha dato il meglio per noi. E come diceva all'inizio, lui è interessato, lui lo vuole. Non c'è mai nella prova di Dio che Dio dice no, non lo voglio. Quando quell'uomo si è avvicinato a Gesù ha detto, Signore ti prego, se tu vuoi, tu lo puoi guarire. Gesù gli ha detto, io lo voglio. Che cosa meravigliosa! Le sue promesse sono promesse che hanno il sì e l'amen, ma sapete tramite chi questo sì e amen? Tramite noi. Quei già lui l'ha detto. Seconda Corinzi 1:20, vediamo cosa dice qui. Cosa dice? Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui, cioè in Cristo. Il sì e l'amen alla gloria di Dio non c'è un punto. Poi dice: Per mezzo di noi, mm. uno potrebbe dire alla gloria di Dio e già era sì, amen. È così. Ma qua dicono, scrive Paolo assieme ai suoi collaboratori: Per mezzo di noi, l'apostolo Paolo, tutto quello che ha fatto assieme ai suoi collaboratori, lo ha fatto per il progresso nostro per il progresso della Chiesa. Lui ha, ha scritto, sapete, le 13 lettere del Nuovo Testamento, perciò la, cioè la maggior parte del Nuovo Testamento ha scritto lui. E se lui non avesse fatto quello che ha fatto, non poteva scrivere per mezzo di noi. Tutto quello che tu riceverai sarà per mezzo di te, cioè tramite la tua fede, comprendiamo? E tramite la fede, sapete, Dio vuole e desidera che noi rendiamo efficace il sacrificio di Gesù. Che io ho dato Gesù a morire per te. Gli ho fatto pagare il prezzo. E io desidero, io voglio che tu possa prosperare in ogni cosa. Gesù non deve essere morto in vano. Gesù non deve essere morto al 10% per te, al 20%, al 30%, ma Gesù è morto al 100% per te. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ha detto questo lui, vero? Oh, che meraviglia! Allora vediamo che Dio ha un piano che è completo il piano di redenzione che poi ne parleremo un'altra volta nello specifico è che ha compiuto Gesù è rientra nelle aree totali dell'uomo della tua vita, della mia vita Gesù ci ha redenti spiritualmente ha, ci ha redenti nell'anima ci ha redenti nel corpo la triplice redenzione di Gesù Gesù è morto per noi si è fatto peccato per noi, la sua natura spirituale ha gustato la morte, è andato all'inferno per noi, ha pagato per i peccati, è risuscitato perché Dio come giudice lo ha giudicato, ecco perché è risuscitato per noi. Perché noi non potevamo adempiere la legge. Gesù ha adempiuto la legge per noi. Ha messo a morte la morte ed è risuscitato, e questa è la redenzione spirituale. E avviene quando riceviamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore e facciamo l'esperienza della nuova nascita. Fondamentale: e se uno è nato di nuovo, lo sa nel suo cuore, nessuno lo può dire, e ogni uomo deve farsi la domanda. Se appartiene a Dio perché è nato di nuovo oppure no, sei un figlio di Dio. Essere figlio di Dio è la testimonianza dello Spirito Santo al nostro spirito perché dice in Romani 8 che lo Spirito attesta assieme al vostro spirito che siete figli di Dio. Questa è la redenzione importante, la prima assoluta. Poi c'è la redenzione dell'anima. Parliamo del rinnovamento della mente. Suche, psuche, pneuma. Nasciamo nello spirito, ma la nostra anima rimane uguale, i nostri pensieri rimangono uguali. Lì è il lavoro che Dio vuole fare alla nostra vita: vuole trasformare la nostra anima, i nostri pensieri, vuole cambiare i nostri pensieri da una mentalità ah, passiva di schiavitù, di pensieri che non siano in accordo alla parola di Dio. Dio vuole che tu possa mettere i suoi pensieri, che sono di vita, di pace, di gioia, di prosperità, di libertà. E questi pensieri ci li può soltanto Dio. Ecco perché è importante conoscere la parola di Dio. Ecco perché io sono come tanti altri fissato con gli studi perché capisco la potenza che c'è nella parola di Dio che quando tu conosci la parola di Dio la ricevi, la credi e la metti in pratica la tua vita cambia che puoi essere nato di nuovo qui ma ancora qui hai il vecchio uomo allora hai bisogno con la fede di cambiare i tuoi pensieri questo si chiama il rinnovamento della mente Romani 12, 1, che poi lo faremo. E poi c'è quella del corpo. La redenzione del corpo, quella finale che avverrà alla prima resurrezione. È una totale opera di Dio nella vita dell'uomo, nell'essere umano. Allora, però qui sulla terra noi vogliamo realizzare le conquiste. Dobbiamo conquistare la nostra vita, amen. Quando conquisti la tua vita, conquisterai anche quella degli altri. Questo è vero. Se conquistiamo la nostra vita, poi possiamo parlare agli altri della potenza di Dio, di quello che Dio ha fatto. Ci sarà potenza nella tua vita perché anche lo Spirito Santo verrà ad abitare dentro di te. Mediante il battesimo con lo Spirito Santo, non sarai più lo stesso. Vediamo una cosa. Quest'argomento, infatti, che è l'importanza di comprendere quello che Dio ha fatto per noi, è molto importante. Allora, dobbiamo comprendere che dobbiamo fare sì che la parola di Dio possa essere tutto per noi. Quello che Lui dice è la verità. Noi possiamo sperimentare la libertà conoscendo la verità. È soltanto Gesù è la verità, non ci sono altre verità. Vediamo la, la, la scrittura cosa ci insegna. Uno dei fondamenti è certamente la fede. La fede. La fede non è credere che Dio esiste, che tutti gli uomini lo sanno. Perché anche i demoni sanno che Dio esiste e tremano, dice la scrittura. Quando parliamo di fede vediamo che è il mezzo con la quale possiamo ricevere le promesse di Dio che hanno sì e l'Amen tramite noi. Ci sono le promesse di Dio? Gesù ha adempiuto ogni cosa, Lui ha fatto ogni cosa, tu e io possiamo fare solo una cosa: credere in quello che lui ha fatto per noi. Quando noi crediamo in quello che Dio ha fatto per noi, sapete cosa succede? Che la potenza di Dio diventa azione per noi. La fede è il mezzo che ci permette di arrivare alla potenza di Dio. Vi ricordate tutti la storia della donna del flusso di sangue? La donna del flusso di sangue era malata da 12 anni. Tutti toccavano Gesù. Tutti toccavano Gesù. Tutti quanti. Ma questa donna a un certo punto cosa dice nel suo cuore? Quello che diciamo nel nostro cuore è molto importante. E quello che diciamo nel cuore è quello che nessuno sa, ascolta, sente, ma Dio lo sa. Dio lo sente. Anche il diavolo, sapete questo, il diavolo non può sapere quello che pensi, soltanto Dio sa quello che pensi. Il diavolo può sapere quello che pensi se lui ti mette un pensiero e tu lo confessi. Che questa è la sua arma. Lui ti dice tu non ce la farai mai. E tu prendi questo pensiero e poi nel dialogo gli dirai, sai, non penso di farcela. E il diavolo dirà, eh bene, sta funzionando. E rincara la dose. Ma quello che pensi nel tuo cuore con fede, Dio lo sente. Questa donna ha detto nel suo cuore, se io soltanto tocco la sua veste, io sarò sanata. Se io tocco la sua veste ora, io sarò sanata. E sapete la storia che quando questa donna ha toccato la veste di Gesù, quello che lei ha pensato e anche ha detto ha permesso alla potenza di Dio di manifestarsi per ciò che lei aveva creduto. Questa donna tocca Gesù, Gesù si ferma dice qualcuno mi ha toccato. E i discepoli Gesù, ma cosa stai dicendo? Ma qua tutti ti toccano. Perché la scena sapete qual era quando camminava Gesù? La presente quando si vedono quelle scene delle folle che c'è una persona importante che tutti cercano di avvicinarsi, era questa la scena, infatti Gesù era molto stanco. Erava bisogno di riposarsi spesse volte e quando Gesù sapevano dove era chi era Gesù, le folle ci andavano e accalcavano e i discepoli dovevano fare un cordone attorno a Gesù, che tutti cercavano di toccarlo, di vederlo, erano curiosi, erano affamati, di tutti i tipi. Questa donna ha avuto il coraggio perché non poteva toccare Gesù, perché era impura secondo la legge ebraica. Non gli interessò nulla. Non gli è importato nulla del parere delle persone, della legge ebraica, non gli è interessato nulla, ha sfidato ogni cosa. Quando tu hai Gesù davanti non permettere a niente che possa fermare il tuo cammino, vai verso di lui. E quella donna non poteva avvicinarsi a Gesù per molti motivi. Me lo ha detto no, io devo toccarlo. Lo devo toccare perché io so che se lo tocco sarò guarita. Gesù si ferma e dice, qualcuno mi ha toccato, maestro ma cosa dici? Quello che Dio fa per te nel segreto, lui lo sa. Qualcuno mi ha toccato perché virtù è uscita da me, la parola utilizzata nel greco energea. C'è qualcosa e la donna nel momento in cui tocca Gesù, lei fu guarita e lei ha sentito la guarigione. No, qualcuno mi ha toccato con fede. La fede permette all'energhea di Dio. La potenza di Dio è dynamix nel greco. È potenza accumulata. Questo è il termine. La, la potenza di Dio è la Dynamics, ma la fede permette all'energia di venire fuori quando tu lo credi. Oh, che cosa meravigliosa. Queste non sono teorie, perché se fosse teoria io oggi non sarei qui. Ma quando tu credi, tutto è possibile, io posso ogni cosa è in Cristo che mi fortifica. Vediamo che la fede è importante. La fede va sviluppata, la fede è un muscolo che inizia con piccolo movimento, ma quando tu lo cominci a muovere ti fortifichi nella fede e sei pronto a vincere ogni battaglia. Niente potrà stare davanti a te che ti vuole separare da ciò che Dio ha preparato per te. Ma che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa! Che vita meravigliosa, che Dio meraviglioso, e tutto questo è per grazia, è per grazia. E lui l'ha data a noi al 100%. per cento. Abacuc 2,4, vediamo cosa dice la scrittura, vediamo qui il profeta. Abacuc 2.4 dice ecco la sua anima se inorgoglita e in lui non è retta. Ma il giusto vivrà per la sua fede. Per la fede di chi? Per la tua fede. La tua fede fa paura al diavolo. Quando tu parli, lui lo sente. E quando tu cominci a pronunciare parole di fede, lui ti darà battaglia, ti scoraggerà, ti verrà contro, ti dirà non è per te. Alla tua mente ti parlerà, ti metterà pensieri di scoraggiamento, di sconfitta, di tristezza. E il diavolo ti dice tu non ce la puoi fare. E tu dentro il tuo cuore dici no, io posso, anzi io già ho ricevuto. Non ti fare mai rubare la promessa di Dio. Perché il diavolo cercherà sempre di fermare la tua fede e quello che tu oggi realizzi per fede è tuo per sempre. E il diavolo non tornerà a riprenderselo, ma verrà quando farai un passo nuovo per avere un'altra conquista nella tua vita. Perché il nostro è un cammino di fede, di fede, di fede, di conquista ogni giorno e conquisti la tua vita. E conquisti la tua famiglia, e conquisti il tuo matrimonio, e conquisti i tuoi figli, e conquisti il tuo lavoro, tutti i campi, tutti i campi di azione dove Dio ti ha messo per farti risplendere e per strappare dalle mani del diavolo quelli che sono sotto l'oppressione. Io ricordo quando sono entrato nell'ufficio in cui lavoravo della Benettoni in Sicilia, alla fine il risultato è stato che metà dell'ufficio si sono convertiti. Oggi sono ministri, stanno servendo Dio. Così, quando anche lavoravo da Armani, stesso discorso. Ovunque arrivavo, dovevo e volevo stabilire il regno di Dio e non lo facevo subito la prima volta, prima entravo. La testimonianza mi conoscevano e dopo con potenza pronunziavo e annunziavo la parola di Dio. E persone venivano guarite perché mi dicevano, ma se quello che tu mi dici è vero, sai, io ho un mal di testa, prega per me. E pregavo per loro e facevano, oh, mi è passato. Dio vuole manifestare la sua potenza attraverso di te, ma prima devi conquistare te stesso per cominciare a conquistare tutto quello che è attorno a te. Dio non ci ha salvati per farci dei religiosi, comprendiamo. Dio ti ha salvato per farti essere suo figlio, ma per essere un guerriero, per essere un sacerdote per lui. Dice questo la Bibbia. Perché lo spirito di Dio è nella tua vita ed è Potente e quando tu credi, questo permette alla potenza di Dio di manifestarsi nella tua vita. Io mi entusiasmo, sapete perché? Perché è la verità: che possiamo perdere tutto umanamente, ma quando è il Signore hai tutto, e questo è meraviglioso. Giovanni 1.17 vediamo infatti come dicevo poco fa, poiché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Qui l'Apostolo Paolo si rifà, vedete, ad Abacuc. Di fede in fede. Di fede in fede, di conquista in conquista, comincia a conquistare la tua vita, comincia a conquistare la tua anima, comincia a mettere sotto e manda via le tue sconfitte, le tue debolezze. Non ti fare accusare dal diavolo, non accettare la sconfitta, devi alzare la tua voce davanti al diavolo, cerca la sua presenza, combatti per la tua vita, combatti per la tua famiglia, combatti, devi combattere. Questo è il combattimento di fede, perché il diavolo ci ovvia. Dobbiamo risplendere, dare gloria a Lui. Fede, la fede è credere in quello che Dio dice e restare fermi e irremovibili. Sapete, irremovibili. Noi dobbiamo credere per vedere, non dobbiamo vedere per credere. Della persona accanto a te, tu devi credere per vedere, non devi vedere per credere, che molti si scoraggiano e si fermano, ma come? È al contrario, devi credere per vedere. E non importa se gli altri non lo vedono. Ma come? Tu stai credendo, stai dicendo, ma non mi sembra veramente. E tu dirai: no, 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 io ci credo. Perché Dio me l'ha detto, Lui è verità. Perché Sapete, il diavolo usa anche le persone soprattutto per scoraggiare, per parlare. Non dobbiamo ascoltare nessuno. Uno degli, degli indumenti, chiamano così, dell'armatura del credente in Efesi 6, uno dei pezzi, parlo solo di questo, è l'elmo della salvezza. L'Apostolo Paolo parla dell'elmo della salvezza in Efesi 6, cioè indossate l'elmo della salvezza, salvezza greco, soteria, da cui sozzo, guarigione che Gesù è il Salvatore, tu prendi l'elmo della salvezza, cioè indossate l'elmo della salvezza. E' una delle cose che questo elmo, che era l'elmo chiaramente riferito all'elmo romano, che i romani come sapete erano maestri, sono stati nella milizia, e lo, questo elmo che loro avevano, per tutta la testa in particolare, aveva queste... Protuberanze che gli lasciavano le orecchie solo per ascoltare e qua per ripararsi dei colpi e quando l'apostolo dice prendere l'elmo della salvezza era perché quando ricevevano il colpo i soldati ovviamente erano protetti. Il diavolo cercherà di colpirti nelle orecchie, ti farà ascoltare. Vuole che tu ascolti cose che non sono in relazione al piano di salvezza l'ermo della salvezza e perché dice io credo quello che Dio dice io non credo quello che tu mi dici e l'ermo della salvezza deve stare stabile e fermo nella tua testa perché protegge i tuoi pensieri come Gesù ha preso la corona di spine perché Gesù ha preso la corona di spine erano spine velenose hanno preso questa, queste spine che crescono in quella zona, lunghe, velenose, hanno fatto questa specie di casco e l'hanno messo nella testa di Gesù. E poi hanno colpito con una canna questa e queste spine entravano. E quello rappresentava l'azione del diavolo nella mente delle persone, il veleno. Fede è stare fermi in quello che Dio ha detto, amen. Stai fermo e removibile, non devi vedere per credere, devi credere per vedere. Vediamo una cosa, infatti i discepoli di Gesù rappresentavano ognuno una tipologia di persone. E vi ricordate che abbiamo parlato la volta scorsa proprio di Tommaso, che è proprio l'opposto della fede. Ricordate cosa abbiamo detto la domenica scorsa? Quando Gesù ha detto andiamo di nuovo, torniamo. Tommaso a un certo punto fa: Vabbè, dai, torniamo, andiamo a morire con lui. Tommaso, sempre eppure era con Gesù, sapete. E lui praticamente era sempre quello che non aveva fede. Tommaso, lui, benché lui aveva fatto l'esperienza forte, sapete. Noi possiamo essere, sapete, immersi nella gloria di Dio. Possiamo camminare con Gesù. Cioè, possiamo sentire predicazioni, possiamo vedere miracoli, possiamo sperimentare cose, possiamo fare parte di un'assemblea, di una chiesa, possiamo ascoltare. Ma se il nostro cuore non è in relazione a quello che Dio dice, perché se tu prendi una pietra che è nel fiume, in fondo, da tantissimo e tantissimo e tantissimo tempo, anche se immersa nell'acqua, la prendi, la spacchi, come dentro è asciutta. E questa è l'incredulità: non permettere alla potenza di Dio, alla Sua parola di entrare in tutte le nostre viscere non dobbiamo essere pietre dobbiamo essere spugne e in questo vediamo che Tommaso era una pietra una pietra era immerso nella parola ma lui anche se ha fatto segni sapete che Tommaso ha fatto segni ha fatto miracoli lui era uno dei dodici marco 6 7 vediamo poi egli chiamò a 6-12 e cominciò a mandarli a 2-2, due a due. giusto? C'era pure Tommaso, sono dodici, a 2-2, due a due, una squadra di sei. Tommaso non, sa, non dice con chi era Tommaso, ma era con un altro. E dice e diede loro potere sugli spiriti immondi. Così i partiti predicavano che alla gente si doveva ravvedere e scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Tommaso! È stato quello che passiamo gli agli altri, sai maestro, anche i demoni ci sono sottomessi, oh ma abbiamo visto delle cose incredibili, Tommaso aveva visto, ma aveva ancora un problema, infatti lui è stato quello che andiamo verso la conclusione, quello che ha dovuto fare un'esperienza lui di fede. Allora l'esperienza di fede... È strettamente legata, ascoltatemi, all'esperienza della resurrezione di Cristo, a un'esperienza personale. Questo è molto importante. Perché tu puoi credere che Gesù è risorto, ma se non lo credi per te, la potenza della sua resurrezione sarà vana. E qui vediamo una cosa che. Tommaso, benché era uno dei dodici, non aveva fatto l'esperienza della resurrezione quando Gesù è risorto. Giovanni 20, 25, vediamo cosa dice. Gli altri discepoli dunque gli dissero: Abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Oh, molte volte noi siamo così. Non dobbiamo meravigliarci di Tommaso. Molte volte siamo così, possiamo aver ascoltato la parola di Dio, possiamo essere immersi. In quel momento possiamo essere d'accordo, ci piace, è bella, sì, è così. Per i momenti in cui c'è l'esperienza e l'approccio personale cambia tutto. Tommaso aveva visto Gesù vivo compiere segni e prodigi. I discepoli fanno l'esperienza di vedere Gesù che entra a porte aperte, risorto. Tommaso non c'era. Ma perché non c'era Tommaso? Tommaso non c'era perché aveva detto tutto è finito, non gli interessava più forse, per carità non possiamo giudicarlo, non lo conosciamo, sappiate che poi Tommaso è morto martire, spellato a quanto pare in India, per cui comprendiamo questo, eh. vediamo che la sua vita poi ha, ha manifestato la sua fede nel Signore, ma vediamo una cosa però che lui ha dovuto vedere. Gesù, per credere, a differenza di Paolo. Paolo era un contemporaneo di Gesù, era nato e cresciuto in Tarso, in Cilicia, era contemporaneo, perché un'altra regione era lontano, non l'aveva mai visto Gesù fisicamente lui, non l'aveva mai visto Gesù fisicamente. Ma lui, vediamo che diventa l'apostolo, io permetto, mi permetto di dire, il più importante, parlo per me mio punto di vista, attenzione. Sono tutti importanti, però è quello che è. Però questo fa vedere cosa che non devi per forza vedere, per credere. E lui ha ricevuto tantissime cose pur non avendo conosciuto Gesù fisicamente, vedete la differenza di Tommaso. Non abbiamo lettere di Tommaso. forse là che è scritto apocrifo, vabbè, ma non ci interessa. Il Vangelo di Tommaso, che è però è agnostico, ma questo è un altro argomento, non lo voglio prendere, però non esiste realmente una lettera di Tommaso, sappiamo poco, però comprendiamo una cosa importante che Tommaso non doveva, doveva voleva vedere. Andiamo avanti, andiamo verso la conclusione. Infatti Paolo sperimenta la potenza della risurrezione tramite la fede, Tommaso no. Giovanni 20:26, vediamo cosa dice la scrittura. Otto giorni dopo, sapete una cosa, otto nella parola di Dio significa resurrezione, Lotto il sette è compimento. Quando si parla del numero otto nella scrittura, vuol dire un nuovo inizio. Resurrezione, questo è l'otto. Per cui ecco perché la Bibbia non è mai niente scritto a caso. E dice: I discepoli erano di nuovo a casa, questa volta è Tommaso era con loro. Sicuramente immagino in questa settimana, ma Tommaso l'abbiamo visto noi, no? Tommaso, ma che di? Ragazzi, che vi siete fumati in questo sì. tempo? Non lo so, non so quello che avete fatto, cioè, immaginate la storia di 10 cioè, di persone perché Giuda non c'era a convincere Tommaso. Tommaso, Tommaso, non l'abbiamo visto, no? Ma che cioè, immaginate voi, questo quasi quasi, tipo, prendere a Tommaso e prendere alla botte, di no? Tommaso, ma possibile che non ci credi. Perché? È un fatto spirituale. Perché non possiamo convincere le persone di cose spirituali tramite la natura. Comprendiamo? E Tommaso ha combattuto. No, no, non è vero. Ma che Dio non ci. Quello cosa ha detto lui? Se io non lo vedo, se io non lo tocco, se io non metto la mano nel suo costato, non soltanto vedete voleva vederlo. Tu dici, vabbè, lo vede, è Gesù. No, no, lo devo toccare e eh, devo fare un attimo qua. Documenti, prego. Fare un'analisi profonda se quello è veramente Gesù o stai facendo lo scherzo. Questo fa vedere la, la fede, quando a volte le persone cioè, è, sono dure a riceverle, a ricevere la verità. Ma vediamo una cosa: bisogna sperimentare la resurrezione in maniera personale. Questo è il messaggio. Non possiamo vivere della fede degli altri. Non possiamo vivere dell'esperienza degli altri. Possiamo dire a una persona, io Gesù nella mia vita, è risorto, ha cambiato la mia vita. E quello per dirti vabbè, sì, sì, sì. Che se non sperimenta la potenza della risurrezione, non c'è cambiamento. E vediamo cosa dice. I discepoli erano di nuovo a casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a, Gesù venne a porte serrate, cioè a porte chiuse. Questo fa vedere che Gesù. Benché aveva un corpo era un corpo che non era legato alle leggi fisiche, infatti lui anche mangiava, questo rappresenta la redenzione del corpo, ma questo è un altro argomento. Si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Immaginate Tommaso in quel momento che comincia a fare tipo... Inizi? E ora? Si nasconde un poco. E poi disse a Tommaso, vieni con me ce la. Eh, eh. E ora Tommaso dice, metti qua il dito, guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettere nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Qui vediamo una cosa, la grazia di Dio. Perché se qualcuno ti dice, io non ti credo, tu che fai? Ah non mi credi, guarda, non mi, non mi parlare più. Mi stai offendendo. Mi stai dando del bugiardo? Cioè è una cosa che credo che nessuno sopporterebbe, sopporta. Gesù poteva dire, Tommaso, vieni qua, fuori dal gruppo WhatsApp. Cioè, eh. Invece no, l'amore di Dio che va al di là perché ci vuole sempre conquistare il Signore. Mai ti, mai ti metterà fuori da WhatsApp, Gesù. Mai. Mai, ti dirà sempre va bene, ok. Vieni, gli fa metti la mano. To. Allora Tommaso rispose e disse: Ecco, Signore mio e Dio mio, l'esperienza personale. Tommaso fa l'esperienza della resurrezione personalmente, non bastava l'esperienza degli altri, e Gesù questo lo sapeva. Ok, ok. Hai bisogno di fare l'esperienza mia personale. Gesù però gli disse, perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ora fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome, la fede. Si comincia semplicemente credendo e poi vediamo e non domandarsi. La fede non si domanda. Se Dio ti dice una cosa devi crederlo. Però se ti domandi Dio ti risponde. Però dice ok, però devi credere, come ha fatto con Tommaso. Però sicuramente quando Dio prende piacere, quando noi crediamo in lui. Noi dobbiamo credere, infatti vediamo una cosa e concludiamo, Romani 10, 6, vediamo, ma la giustizia che proviene dalla fede dice così, non dire in cuor tuo, cosa abbiamo detto poco fa, il cuore, tutto nasce dal cuore, non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, parla qua di Gesù. Ma come può avvenire? Ricordate voi Nicodemo, ma come possono avvenire queste cose? Come può un uomo nascere quando è vecchio? rientrare nel grembo di sua madre e nascere? Nicodemo fa una, dice questo, non dire in cuor tuo cose che non puoi capire. Se ascolti la parola di Dio non ti devi domandare come può avvenire, devi crederlo perché Dio è potente, perché le sue promesse non sono sì e amen. Questo è molto importante. Se c'è una persona che è in gravidanza da, da due mesi, non si vede, vero? E va in giro dicendo: Aspetta, e tutti, tutti cosa fanno? No, che è Dio, Dio ti di benedica, ma non lo vediamo realmente. Stiamo credendo in quella persona che aspetta. Ora la sorella lì si vede perché è ormai è arrivata alla fine. <ride> però, chi, sicuramente i primi due mesi non lo vedi la persona. Che in gestazione non si vede, e quando lo dice in giro, tutti nessuno dice: Sì, vabbè Ma che dici? Tu mi vuoi dire che dentro di te c'è una vita che sta crescendo, ma che cosa dici? Una follia. Ma siccome è nel naturale è una cosa che abbiamo fatto esperienza, per noi è normale. Così è la fede. È normale credere alla potenza di Dio quando non la vedi. Il seme nel terreno, tu non lo vedi, è coperto, ma in quel seme c'è la potenza di una vita. E questo è meraviglioso. Vediamo, non dire in quel tuo chi se in cielo. Questo significa fare discernere Cristo. Ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa fare risalire Cristo dai morti. Una follia. Ma cosa dice essa? La parola cosa dice? È presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. eh? Che potenza che c'è qui. Questa è la parola della fede, infatti questa chiesa si chiama parola della fede, non è un caso. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Perché la scrittura dice: Chiunque crede in lui non sarà svergognato, col cuore credi, con la bocca confessi questo principio, vale per tutte le promesse di Dio. Comprendiamo? Non dire in cuor tuo come può avvenire questa cosa. Credilo, la parola di Dio non è lontana da te, è nel tuo cuore. Quando tu ascolti la parola di Dio, questa viene nel tuo cuore: non te la fai rubare dal nemico. Perché quella parola ha una grande potenza nella tua vita, non te la fare rubare. Non permettere al dubbio, non permettere a niente di fare rubare questa parola quando scende nel tuo cuore e tu la confessi con la tua bocca: c'è potenza e il diavolo ti ascolta e ti sente, dice: cioè, Questo ci crede vero, per me è finita. Quando comincia a dire ansia non mi appartieni, paura non mi appartieni, lo dice ad alta voce, io sono stato liberato in Cristo. Noi veniamo da una generazione in cui l'eroina dominava la nostra vita e quando siamo stati salvati dicevano al diavolo tu non puoi niente nella mia vita. Non c'era astinenza, non c'era niente, perché la potenza di Dio era manifestata. E a, diciamo a Satana, tu non puoi niente nella mia vita, colui che è in me è più forte di colui che è nel mondo. Tu puoi ogni cosa. Dillo, io posso ogni cosa. Devi essere certo, certo. Concludiamo, devi decidere ora. Per vedere l'adempimento della sua parola. Ebreo 11.1 dice, concludiamo, o oh, la fede e certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono. O oh, la fede e certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono. Io aspetto un bimbo. Ho certezza, non si vede, ma lo dimostrerò quando questo bambino nascerà. E così è la fede. Non si vede, nessuno lo vede, ma tu lo sai perché la fede produce nel tempo. Amen. Stai fermo alla parola di Dio, perché Dio ha dato il meglio per te. Al 100% Gesù è morto per noi. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore ancora in questo giorno. Alleluia. Bene. Abbiamo delle richieste di preghiera. Bene, bene. Allora vogliamo pregare. Ecco, vogliamo mettere in azione.